probabilmente si separeranno le strade. Ma no, ma non diciamo che è una cosa che vedo, come dire, è molto, è al centro dell'attenzione vostra, capisco perché è un argomento che fa parlare, però Bianchi è un nostro giocatore che abbiamo da 4 anni e mezzo, che io ho voluto fortemente, che ho tenuto anche in B, che sono contento di avere, gli ho fatto molti complimenti, c'è un rapporto affettuoso con lui, ci troveremo prima o poi e vedremo se ci sono le condizioni per fare ulteriori stagioni insieme, però in modo molto sereno e tranquillo. Sì, ho visto sia uno che l'altro, devo dire Brighi, gli ho fatto i complimenti, una bella partita, una bella prestazione, di grande temperamento, con il gol bello, con l'inserimento importante che ha avuto. Ma Brighi è un giocatore che se io non avessi Brighi lo andrei a cercare, per cui evidentemente Brighi per me, se è motivato a rimanere, come spero che sia, anche perché lui è venuto da noi che era in una fase in cui aveva qualche problema fisico, l'abbiamo voluto fortissimamente, l'abbiamo curato, l'ha voluto fortissimamente il mister, che l'abbiamo evidentemente aspettato. Oggi Brighi è un giocatore che a me al Toro fa piacere di avere, anche perché è un ragazzo, un bravissimo ragazzo, oltre che un ottimo giocatore, quindi io Brighi lo tengo sempre e oggi gli faccio i complimenti, come del resto anche alla squadra. Per quanto riguarda Rosina, l'ho salutato, era evidentemente triste, da noi i rigori li ha fatti quasi tutti, credo tutti, in A tutti, bravissimo, ne ha sbagliato forse uno in B, e li tirava sempre molto angolati, però verso l'interno, chi l'ha sbagliato, meglio per noi, perché veramente arrivare alla fine della partita così era a un minuto dalla chiusura era veramente una cosa incredibile, era proprio una partita che era stata nel primo tempo dominata con azioni molto belle, con 3 gol bellissimi, tre azioni che vorresti, che fai in tutte le partite e che non sempre ti portano il gol, e qui 3 su 3 non era niente male, per cui no, però insomma direi bene, buona partita, buona prova di orgoglio, di carattere di una squadra che evidentemente aveva qualche problema fisico motivato dalla lontananza dal campo di alcuni giocatori, però che ha dato veramente prova di sé con grande cuore, orgoglio e carattere. Direi che su 2 giocatori però ride, ma è lungo il campionato, abbiamo tante partite ancora. Pescare Milano, 2 trasferte difficili, senza Bianchi domenica, però insomma l'importante è metterci questo cuore qua, questa determinazione qua, e oggi mi è piaciuta.